Allora, cosa avete portato? Ciao, buongiorno. Questa cosa discreta che avete portato? Allora, finalmente stiamo presentando Dei le. microdiffusori? Sì, stiamo presentando le TAD Reference One, terza serie TX. E questo vuol dire che è la prima volta che questo diffusore viene presentato in Italia. Siamo molto contenti perché. Devo dire, c'è stato un bellissimo pubblico e anche un bel tam tam di entusiasmo, ecco, per ascoltare questi diffusori. Senti, Siamo molto contenti. allora, oltre, vabbè, le TAD come le muovete queste TAD? Allora, le TAD sono, abbiamo un amplificatore VTL. S400, 400 watt, e un classico valvolare americano, quindi un classico suono dinamico, veloce, moderno, non è il tipicamente valvolare che noi abbiamo in mente, quindi lento, caldo, morbido, qui abbiamo veramente tanta dinamica. Il preamplificatore è il preamplificatore sempre della VTL, il 6.5 versione seconda, e questo è il suo abbinamento naturale. Sapevamo già che con TAD VTL va molto bene, e poi abbiamo come sorgente un CD della TAD, sempre il CD1000 MK2, Però avete anche due e giradischi. ancora nella parte analogica abbiamo giradischi Avid del marchio inglese Avid, modello Acutus, nella finitura cromata con il suo alimentatore esterno. In questo caso viene montato un braccio SME quinto fornito dalla casa. E in questo momento, tra l'altro, sta suonando proprio il giradischi. E ecco, questo è l'impianto importante. Poi, per non deludere nessuno, abbiamo anche a cascata un secondo impianto molto più ridimensionato, ma sempre di altissima qualità, e ha avuto anche lui un bellissimo successo. Il Sono secondo curioso. impianto è formato da diffusore albedo modello Aptica, e amplificatore finale Vincent SP332, preamplificatore sempre della casa Vincent che noi distribuiamo, SA32, e CD classico sempre della casa Vincent, CD S7. Quindi più o meno. Insomma, non possiamo considerare un impianto non entry level, perché comunque è sempre abbastanza importante, però è un impianto di fascia Sicuramente alla medio-alta, portata di più persone esatto, di più rispetto al primo. persone. Abbiamo avuto la fortuna di avere una sala enorme, penso a occhio oltre i 100 metri quadri, e quindi la scelta nostra è stata. Dopo 2 anni e mezzo di assenza dalla fiera di sintonia, portiamo il più possibile. Quindi divertiamoci a vedere, guardare le cose, questi bellissimi oggetti, ad ascoltare e alternare un impianto con l'altro. Qualcuno ieri del pubblico è venuto e ha detto. Questa è più bella della giostra di quando ero piccolo, ci manca solo il calcio in culo. Questa è una battuta che però, insomma, è divertente. Questo è lo scopo di questa fiera. Senti, però io Far qui. divertire le persone e avere l'opportunità di ascoltare, guardare e toccare gli oggetti del mondo dell'hi-fi.